Carissimi amici della Pancreatomia, io avevo promesso un video in più questa settimana, poi non sono riuscito a farlo per un motivo logistico, diciamo. Non sono riuscito a farlo in settimana, lo faccio sabato e poi domani, se riesco, ne faccio un altro. Perché volevo offrirvi un caffè, ma che caffè? Un caffè molto particolare. Un caffè che, eccolo qua, guardate che caffè, chiaramente non sto bevendo niente perché qua è sapone, e il sapone extra osmosi al caffè, guardate la scritta, inserito, confezionato in questa bellissima tazza, io non sono un esperto di materiali, diciamo terracotta, prodotta da, ecco qua, Pacciamama, laboratorio artigiano di ceramica, in particolare Elisabeth Occhi, che da cui ho anche acquistato uno scatter straordinario veramente, e proprio prodotti fatti a mano, si lavora la ceramica in maniera artigianale e poi in maniera di elevata qualità, insomma. Io ho visto, già provato lo scatter più di una volta, effettivamente è un prodotto di grande livello. Ecco qua il biglietto, no, della loro attività. Caffè, quindi un caffè che rientra come nel set. Io ho il set del caffè di Extra Cosmetics e con le varie protezioni per ovviamente i prodotti. E vedete che nella tazza, che poi sì, una volta finito il sapone si può utilizzare tranquillamente per prendere veramente il cappuccino, più che altro è grosso, perché vedete che può anche essere preso come una ciotola, però tenendo un dato grosso, con il sapone che è abbastanza morbido. Allora, l'odore effettivamente è quello di caffè, in questo caso dolce, e per fare il caffè cosa dobbiamo usare? È la moca, ovviamente, se mi riferisco allo yaki moca, che eccolo qua, pennello fatto a caffettiera di tasso, mi pare che sia un double bend 26, eccolo qua, il caffè con la moca. Allora, io farei un montaggio in viso direttamente con la nostra moca, ma intanto abbiamo il rasoio. Cosa usiamo? Sono ancora in montagna, per ora non ci hanno ancora chiuso, d'altronde i numeri sono preoccupanti, speriamo che devo dire. Il Homelike Shaving Start russo. E lo armerei con le mie amatissime Kai. Quindi armiamo il rasoio per prenderci questo caffè e vedere l'effetto che fa, perché anche è particolare, no? Il caffè come fragranza per la barba e anche per la profumazione. Sono curioso perché è la prima volta, quindi, che lo sto provando e lo provo insieme a voi. Allora, manico caduto, ma l'acciaio ovviamente non ha avuto danni, spero il lavandino nemmeno. Allora, ecco qua, la metta inserita nel suo copri la metta,
0,68 e 69 il gap, Made in Russia. Io anche il Colibrì, ma tra i due preferisco ancora questo. Colibrì è 0,80, posizione mia. Sappiamo un attimo il numero che è caduto nel lavandino. Ecco qua. E sciocchiamo anche il viso. Allora, pennello umido, lo scoliamo e andiamo a prenderci un po' di caffè. Andiamo a prendere un po' di caffè. D'altronde mattina presto ci sta. Poi spero che venga caricato in mattinata il video, però. Il pennello sta prelevando con delicatezza, perché è un tasso, il nostro caffè. Ma il prelievo, essendo inumidito, è agevole. Vedete che fa subito la crema, il caffè. Ok, io direi che basta, poi al massimo prendiamo ancora un po'. Ho l'acqua. Iniziamo. Il montaggio. Che prende subito. Si sente proprio il chicco, la tostatura. Ma anche una nota che io sento quasi di cioccolato, cioè come fosse un caffè dolce. L'acqua. Edizione limitata. Extra cosmesi, non mi ricordo più quanti pezzi, ma chiaramente in questa limitata, in questa versione con la tazza in ceramica artigianale. Ecco qua, monta, diciamo, molto bene. Ma d'altronde tutti i saponi della nuova formula Extra Cosmesi, devo dire che sul montaggio non si può dire veramente nulla. E andiamo con la nostra Kai montata sullo start. Tutto sarà filare molto liscio. L'odore del caffè si diffonde per il bagno. Mi stupisce perché è un odore che, un profumo che mi aspettavo più delicato, e invece è proprio bello persistente, bello, me lo aspettavo accennato, no? Sul sapore, intendo dire. Qui ho un nuvolone. Stasera la festa di ogni santi, la notte di ogni santi,
e mangerò la bagna cauda, che in piemontese è assolutamente quindi domani farete benissimo a essere lontani da me perché come chi è piemontese lo sa, ma anche magari chi conosce la bagna cauda, l'aglio è l'elemento predominante. E qua c'è un brufolo che bene, il pelo è andato, qui si è un po' arrossato il brufolo, ma niente di che, era normale. Allora, andiamo di contropelo. Risciacquiamo il viso e torniamo con il nostro caffè. In contropelo il montaggio vola, come sempre, perché c'è già la base. Allora, andiamo piano col brufolino, il brufolone. Contropelo e pelo obliquo insieme. Che è la cosa migliore sempre, secondo me, no? Se uno non ha particolari esigenze. Ecco qua. E le CAI sono lame sempre molto molto efficaci. Mi hanno creato anche qua un piccolo red point. Ma vi assicuro che veramente una stupidaggine. Che mi autogiustifico vista l'ora prestissima, come poi faccio questo video per cercare di poterlo caricare anche dalla montagna in tempi umani. Rifiniamo. Sentiamo un po' di face mapping. Direi ancora un po' qua. Più niente. Qua abbiamo salvato il brufolo. Qualcosina ancora qua, forse. Un po' d'acqua.
Ecco fatto. Ci siamo. La rasatura è impeccabile. Allora, adesso sciocchiamo il viso. Sono qua fredda questa volta. E lo bagniamo il viso, che vedete che alla fine è uscito indenne nonostante questo piccolo red point. Però l'accoppiata Kai e dove sono le Kai? Vedete, abbiamo perso le Kai. Comunque, Kai e eccole qua, l'avevo già messa a posto, se immaginate. E Start Razor della Home Life Shaving è una copiata assolutamente efficace e anche su una barba di più giorni, quindi assolutamente ottima accoppiata. Devo dire che non ha mai deluso, mai deluso. Allora, sciocchiamo il pennello, la moca, un pennello di un tasso secondo me molto molto buono, guardate che consistenza, e anche la particolarità della Yaki di aver fatto proprio un pennello molto simile alla nostra caffettiera tradizionale, quindi che ben si sposa con la confezione del caffè Extra Cosmesi, è divertente, quindi pennello consigliabile anche per un prezzo assolutamente contenuto, per chi vuole un tasso senza potersi svenare, diciamo, con prezzi eccessivi. Yaki 26 Mocha. E poi arriviamo al protagonista, diciamo, della giornata, che è il nostro sapone, ma sarà anche poi il resto, la linea, diciamo. Asciugo la tazza, eccolo qua, il nostro caffè. Mi viene veramente voglia di berlo, voglio mangiarlo, perché è cioccolatoso, non lo so come spiegare. E che sono smesi, caffè, la formula è quella che conosciamo, la fragranza è assolutamente piacevole. Io devo dire che quando mi era stato detto no, poco dal caffè, sul caffè ero un po' perplesso, perché dicevo, ah, non, sarà un aroma che si sposa con la rasatura? Devo dire che effettivamente sì, fatta così sì, perché è, si sente il caffè proprio vero, pur con una nota di dolcezza, quindi come sapone assolutamente piacevole. E adesso passiamo al resto. Qui abbiamo l'aftershave, eccolo qua, aftershave con sericina, che evidentemente è un prodotto che aiuta la tonificazione della pelle. Io non lo conosco chimicamente, ma sicuramente cavolo, che impressione, è veramente caffè, fa impressione in viso, si sente veramente si sente l'amaro della tostatura, però aggraziato da una cosa di dolce, sempre la stessa sensazione. Qui no, la sericina penso che sia
perché c'è praticamente l'etichetta, vedete che è crema idratante, vedete se è un errore nell'etichetta, ma la Seracea probabilmente è diversa, questa è l'etichetta della crema che si sta messa sulla Seracea, quindi è probabilmente un errore. Ma la crema, adesso che il viso si sta asciugando, rimane questo odore, profumo di amaro di tostatura con note dolci, però che emergono dopo. È particolare, non è facilmente descrivibile, però si deve prendere un caffè, cioè come, non è come prendere un caffè e metterlo in faccia, attenzione. E poi c'è anche un po' di alcol che non guasta. Un caffè corretto. Ed ecco finalmente la crema idratante, ecco quella con salicina. Penso sia questa la con salicina. La mettiamo anche qua. Profumazione coerente con la S e il D. Assorbe molto bene, vedete, guardate, l'ho messo abbastanza, assorbe molto bene e idrata la nostra pelle. Quindi, chiaramente un prodotto particolare, caffè, una fragranza che nella natura non si era vista tante volte, almeno che io mi ricordi, ma che è reso in questo modo extra e Donato Ciniello, che saluto, sono riusciti a rendere, ad adattare perfettamente la rasatura con questa chicca che è la tazza, che effettivamente offre un valore aggiunto incredibile. Buonissimo. Bene, io vi saluto. Vi auguro di passare un buon sabato e spero che ci vedremo domani anche con un po' di bagna cauda nella pancia ancora da digerire, con una rasatura ovviamente di ogni santi. Buon sabato a tutti e buona barba a tutti.